scomode soluzioni geniali. Ormai conoscete bene questi corridoi e disimpegni che rubano spazio. Quindi andiamo al prossimo problema. Abbiamo due camere, una matrimoniale e l'altra lunga e stretta di 14 metri quadri, dimensioni minime di una matrimoniale, ma alla fine con quello che riesce a mettere dentro è più una singola. Il soggiorno di 17 metri quadri è più piccolo della camera da letto. La cucina è separata dal soggiorno, che va bene, ma anche questa in proporzione al resto è piccola, solo 10 metri quadri. Guarda la soluzione. Convertiamo la finta matrimoniale in una stanza singola con divano letto e spostiamo il bagno di dimensioni ridotte direttamente nella camera matrimoniale, così da liberare spazio per la cucina, che ora può ospitare anche un tavolo da pranzo. I corridoi vanno via e quindi anche il soggiorno diventa più grande. Nessuna nicchia è stata lasciata libera, spazi contenitivi ovunque. Anche qui, vicino all'ascensore, ingrossando le pareti con il cartongesso, si va a migliorare notevolmente l'isolamento acustico. Vuoi vedere tutti i render del progetto mentre aspettiamo la fine dei lavori?